Uè, ragazzini, buonasera, ragazzini. E praticamente siamo qui stasera a giocare con il grandissimo Winè al GTA 5. Faremo qualche rapina. Non una rapa piccola. Vabbè. Battuta l'offre. Niente, non so cosa mangiare. Ho delle patatine. Sì, forse faccio delle patatine. Sì. Queste qui. Slurp, slurp. Gnam, gnam. Gusto original. Però le vorrei mettere una ciotola. Vediamo. Troviamo una ciotola. Ciotola, ciotola. Eccola. Questa non è tanto impegnativa, guardate. Oh, Lili, che vuoi tu? Vabbò. Vediamo dopo. Allora ragazzi, come vedete stiamo facendo una rapina. Ci sono delle direttive, questo qua, sto ciccione. Ok. Like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. Questo è Winenzo. No, no, questo. Questo. Quello col cilindro. Winè! Winè! Ti sento più. Ora? Adesso ti sento. Non schiacciare subito X, che devo sistemare i gomoni qui. Ah, ok. Perché se no io prendo 80 e tu ne prendi 57. Ah, perfetto. E poi quello li devo mettere X. Com'è? Vediamo le cose. Ah, ok. A dopo. Buonasera amici, buonasera. Siamo come si dice, in un'umile dimora dell'angolina della nostra casa che abbiamo scoperto tra virgolette da poco, nel senso che abbiamo sì, non è che l'abbiamo scoperta adesso, non è che dice fino adesso non esisteva, no, fino ad ora l'abbiamo fatta per noi, no, diciamo così, diciamo, dai, sì, non è, dico un angolo perché appunto è un angolo che è fatto per noi, l'altro un po' è ancora da finire. Guardate il Saverio dove sta. Ta-da! Aspetta che sia lontano. Eccola là. Ciao. Vedi qua, vedi il nostro divano. Quelli sono i panini che mi devo mangiare io, i paninazzi. Una panca. La tenda. E la TV. Con tutte le cose. Con tutte le come si dice, la tecnologia presso, i CD dall'altra parte, e qua che vediamo la TV. Ragazzi, quelle patatine che ho mangiato l'hanno devastata, perché lui esagera. Madonna. Come al solito esagera, non possiamo farci niente. Tante patatine ho mangiato, tanto, e noi vediamo la TV. No. Beh, vi piace? Domanda, vi piace? Domanda. Comunque devo rispondere a due persone. Uno è Sensi, che ha commentato dicendo, quando Saverio ieri ha detto Lili è da una botte via, io ho risposto proprio come la padrona. Allora, è vero, no? È brutto dire così. Io ho detto quella frase volendo intendere tutt'altra cosa, e ora spiego quale. Nel senso che Lili è talmente bella che tutti la vogliono, e io ho detto come la padrona, che sono talmente bella che tutti mi vogliono. Era questo il nesso, non che sono una ragazza facile da una botte via, ecco. Poi volevo, e prude il naso,
Volevo il indovinello che ci ha detto Ettore. Allora, ogni tanto Ettore ci dà qualche indovinello da fare. Allora, giuro, è promesso che non abbiamo visto su internet, perché quello era già una cosa vecchia, già comunque la sapevo già risolta. Allora, l'indovinello, diciamo, questa cosa era che tre vecchiette sono al ristorante e il conto viene 30 euro, quindi di conseguenza 10 euro a testa. No, poi il cameriere prende i soldi e li porta al capo. Il capo dice: no, dalle 5 euro indietro, perché gli è venuto 25 euro, ha voluto fare lo sconto. Il cameriere ha detto: tre persone, 5 euro come le divido? Ha detto: mi tengo le 2 euro e do 1 euro a testa alle signore. Si chiedeva il nostro caro Ettore se le signore hanno pagato 9 euro a testa, quindi 3 per 9 è 27, più 2 euro al cameriere, e l'altro euro dov'è? Allora, questo è tutto il coso, però in realtà non bisogna calcolarlo così, ecco la risposta, perché se calcoliamo che 27 euro hanno speso le signore, quindi 3 per 9 è 27, dobbiamo aggiungere le 3 euro che hanno avuto di resto per arrivare alle 30 euro, quindi di conseguenza ci sono tutte le 30 euro. E invece se calcoliamo le 27, perché le 27 euro sono le 25 euro del conto pagato più 2 euro della mancia che si è preso il cameriere, sono 27, di conseguenza più le 3 euro di resto alle signore, quindi sono 30 euro. Quindi questa non l'abbiamo vista su internet, la sapevamo. Niente ragazzi, ora vi lascio che io devo mangiare i miei paninazzi. Guardate un po' quanto sono. Guardate, finiscono qua. Guardo da qua. Tutti a qua. Mangiare. Certo. Mamma mia che pancino che hai. Tutti, sì, mangiate tutte le mie patatine slurp. Non avessi mangiato. Vabbè, ma lo sai, tu esageri sempre. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, ciao, a dopo. Ciao. Ragazzini. Telloffia. Qua telloffia, guardatela. Tocchiamo i piedi. Ma dove te scema? Cioè, proprio l'occhio a certi livelli, ragazzi. Ma siamo dopo lontani? Ma sì, certo che diventiamo piccini picciò. Telloffia. No, devi abbassare un po' l'asta. La devi abbassare un po' l'asta. Sì, ragazzi, siete lontani. Un ragazzo di campagna. Vediamo. Vedi che si sta? Ok, metto un po' di olio però. E comunque ragazzi, sto venendo qui tale quale show. Non è tale quale show. No, come si chiama? Si può fare di più. In faccia. Sto perdendo. Scusate ragazzi. Scusate. Adio. Fino a fine che. No. Ma perché? Scusami. Non lo so. È iniziato di nuovo, mo. Lo vedi? Ragazzi, a me mi sta venendo un po' di sonnino, vai via. Eh sì, me lo metti in faccia. Ma sta arrivando il sonnino proprio. Questa è una posizione proprio comoda. E dormi dopo. Per dormire così. Beh, ragazzini. Ci vediamo dopo. È brutto. Beh, ragazzini. Beh, ci andiamo. Ce l'ha fatto. Ancora non ha avuto il numero. È arrivato il Paolino, è arrivato a un certo punto, non ho visto più niente. Paolino è arrivato da parecchio tempo. Me, pronti? Poi ho detto che. Ho detto che non stavo sentendo più niente. Sono addormentato. Mi sta dormendo, non sto capendo più niente. Sì, non è letto. Me andiamo, dammi.
Devi scendere qua, Laura, almeno fare. Eh sì, andiamo. Dai. Beh, ragazzini, ora ci vedrete alzarci. Vai. Alzarci. Ci vedrete alzarci. No, calzino. Toglila. Dammi la calza. Toglila. E dammi la calza. Eccolo, no, che brutto piede. Oh. Guarda quanto è brutto. Dai. Ma di tutto per farmi. Guardatelo. Neanche se ne è accorto che l'ho spulciata. Oh, ehi, posso spulciare questo? E mo? Mi sto tagliendo. Ah, non puoi entrare da nessuna parte. Sì, non che pollice! Dai, e basta. Me ne andiamo, me. Ciao ragazzi, a dopo. Uè ragazzini, allora devo fare la guerra su Clash of Clans. Andiamo. Andiamo! Aspetta, vai Red. Ok. Ok, mi sto un po' cagando sotto. Attacchiamo. Allora, dove sta? Madonna. Speriamo, raga. No, minchia, c'è il mago. Dai, una stella, dai. Dai, mago Pinocchio. Dai, dai, dai. Si vede sfocato, no, ragazzi? Un po' di calcio. Ah, che attacco l'occhio fatto. Dai, veloci. Siete due arcieri. Praticamente stanno qua. Che cosa attacca questo? Ah, qui, questa l'ha rotta. Vai, cannonata. Dai, 33 secondi. Dai. Dai, 17, 16. 15, 14, 13, 12. Peccato, qua volevo. Una stella, dai. Una stella, ragazzi. A dopo. E ragazzini, la chiusura stavolta. Cioè, la chiusura questa volta la faccio io. Perché non ci ha preso sonno. E di là. Avete visto la battaglia su.
Clan of Clash, no, Clash of Clan, come vuol dirsi, vuol si dica. Vabbè, non voglio essere troppo italiano perché poi inizia a sbavare. Una stella l'ho fatta, perché là c'è un massimo di 3 stelle. E un minimo di... cioè, da zero. Puoi perdere, come fare una stella, 2 stelle, 3 stelle. Che dire? Oggi siamo rilassati, la Lucia, bello. Il cane non c'era, era nel salone a mangiarsi l'osso. Ci siamo visti... per programmare uno, vabbò. Io volevo vedere altro, però... comunque, bello, ci siamo rilassati. Senza rogna, senza nessun disturbo. Bello, 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 bello. Poi abbiamo preso sonno. Poi ci siamo svegliati. Ma chi è? Ma che ora so? E niente, non riusciamo a dire perché siamo andati presto. Sono 12:15. Ho letto i vari commentini su Face. A Ettore abbiamo risposto. Un abbraccione a Vincenzo Raspaolo. A tutti quelli che ci seguono, alla gang. E niente, il video finisce qui. Ciao ragazzi, iscrivetevi.